Nicole Kidman ha iniziato timidamente la sua carriera per poi diventare una delle regine di Hollywood. La bella australiana si è destreggiata nel corso degli anni tra produzioni commerciali e piccole perle d'autore. Ecco quelli che secondo noi sono stati i suoi 10 ruoli più significativi. Il recente Lion le è valso la sua quarta candidatura agli Oscar. Diretta da Garth Davis, la Kidman ruba la scena nei panni di una madre adottiva, regalando allo spettatore momenti di reale commozione. Eyes Wide Shut è stata l'ultima pellicola non solo di Kubrick, ma della stessa Kidman in quanto signora Cruise. L'alchimia tra i coniugi è evidente, ma siamo certi che Nicole avrebbe regalato una performance di spessore anche senza il marito al suo fianco. Nel 1995, una Nicole Kidman appena 27enne partecipò nella commedia nera di Gus Van Sant, Da morire. A prima vista l'attrice non sembra molto portata per il genere, eppure si aggiudicò il Golden Globe come miglior attrice in una commedia. Moulin Rouge è senza dubbio l'interpretazione più iconica e amata nella carriera di Nicole Kidman. Nessuno immaginava che l'attrice sapesse cantare così bene, tranne Robin Williams, che duettò con lei poco tempo dopo sulle note di Something Stupid. Appena un anno dopo il successo di Moulin Rouge, Nicole Kidman portò a casa Oscar, Golden Globe e BAFTA Award grazie alla sua interpretazione in The Hours, nel quale interpretava la scrittrice Virginia Woolf. Prendere parte a una pellicola di Lars von Trier non è un'impresa facile per un attore, specialmente se parliamo di un'opera metacinematografica come Dogville. La Kidman ci riesce perfettamente, reggendo sulle sue talentuose spalle ben 3 ore di film. Trasposizione di un'opera teatrale, Rabbit Hole è la storia di una coppia che cerca disperatamente di elaborare la perdita del figlio. Qui la Kidman si lancia in una performance struggente e carica di sentimento. Bert, io sono Sean è uno dei titoli più sottovalutati nella filmografia di Nicole Kidman, nonché una delle interpretazioni più impressionanti del suo repertorio. La trama infatti implica una sfida insidiosa per qualunque attore, eppure la Kidman ne esce vincente. Cult dell'horror che ha fatto scuola grazie al suo celebre colpo di scena, The Others, mette in scena una grande tensione psicologica, resa ancora più viva dall'inquietudine della protagonista interpretata dalla Kidman. Acuta lettura dell'opera di Harry James, Ritratto di signora, è forse il film dove Nicole ha dato il meglio di sé, interpretando una giovane ereditiera americana dell'Ottocento. Dopo una carriera di successi, Nicole Kidman ha dimostrato che non c'è ruolo che il suo talento non possa gestire.